Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa Flop 5 sul canale. A distanza di non so quanto cavolo di tempo dalla scorsa top, oggi torniamo con una flop sui Pokémon più brutti di settima generazione. Ovviamente terremo in considerazione solo quelli annunciati fino alla data di oggi, ossia 19 agosto. Ma comunque, prima di iniziare, sono qui con una persona molto speciale. Si tratta infatti di Rocket25. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa Flop 5 in collaborazione con Creepy sul suo canale. Ragazzi, in questa flop ovviamente esprimeremo i nostri pareri sui peggiori Pokémon della regione di Alola secondo noi, quindi secondo le nostre opinioni personali. Mentre, attenzione, se volete sapere le nostre opinioni per quanto riguarda i migliori Pokémon di Alola, allora passate sul mio canale dove troverete la Top 5 sui migliori Pokémon di settima generazione. Quindi ragazzi, adesso io ho finito, passo la parola al Creepy e al video di quest'oggi. Al quinto posto in questa classifica troviamo Pyukumuku, il Pokémon Holoturia. Beh, che posso dire di questo Pokémon? Sinceramente non mi piace proprio, sia per il design che per l'animale al quale è ispirato. O meglio, le Holoturie sono animali che sinceramente sono bruttini. Però se andate a cercare Holoturia su Google non trovate questa cosa qua, trovate qualcosa di più decente. Pyukumuku, sinceramente, non riesco a capire soprattutto l'abbinamento di colori. Voglio dire, il nero con il rosa sta veramente male, è proprio... non ci sta per nulla. Primo, secondo, anche quella codina a mo' di batuffolo di cotone che si trova dietro la trovo abbastanza insensata per un Holoturia. Avrei fatto qualcosa personalmente di più, come poter dire, allungato magari. Magari tutto rosa piuttosto, o con due tonalità di rosa diverse. Boh, invece hanno usato il nero, un Pokémon di tipo acqua che non sembra di tipo acqua. Se vedi questo coso qua non pensi che è di tipo acqua. E boh, cioè lo odiano anche quelli nel gioco. E adesso non è che lo odio, perché magari poi si evolverà in qualcosa di carino. Però il fatto che abbiano abbinato nero con rosa, che poi è lo stesso problema di Beware, sinceramente lo trovo veramente brutto. Cioè proprio esteticamente dà l'idea di essere brutto. E poi ha un design veramente troppo semplice. Cioè è una sorta di pallina ovale con questi spuntoni qua, e ha dei dettagli che sinceramente mi sarei risparmiato, come la coda appunto, come quei due pallini che mi sembrano degli occhi, che avrei fatto in modo totalmente diverso. Perché non gli hanno fatto degli occhi normali? Avrebbe avuto più senso. E poi quella sorta di asterisco che si trova lì, che sarebbero gli organi interni, che insomma anche lì secondo me stonano molto. Quindi questo posto abbastanza infame per Pyukumuku, che spero però si risolleverà con una possibile evoluzione. Infatti è solo al quinto posto, perché c'è di peggio, signori, c'è di peggio. Al quarto posto, ragazzi, troviamo Beware, il Pokémon forte braccio tipo normale lotta. Beh, vi dico subito che questo Pokémon sicuramente non entrerà a far parte del mio team ufficiale di Pokémon Sole e Pokémon Luna, anche perché non mi piace tantissimo né il design né da cosa è ispirato, sinceramente. Allora, ricorda molto uno sacchiotto abbraccia tutto, tipo dei cartoni animati, e il suo design non mi piace proprio per niente. Troviamo una testa completamente rosa, con quella specie di, non so, quelle orecchie sono veramente stranissime, quelle orecchie che ha bianche. La coda è rosa, mentre il resto del corpo è completamente nero. Ok, potrebbe anche essere ispirato ad una specie di panda particolare, però ragazzi, diciamo che il concept, questo Pokémon potrebbe essere realizzato molto, molto, molto meglio. Anche la sua pre-evoluzione non mi piace tantissimo. La pre-evoluzione è stata annunciata da CoroCoro, ma non ancora ufficialmente da Pokémon Company. Quindi ragazzi, aspettiamo e vediamo. Magari migliorerà questo Pokémon, ma non credo proprio, ragazzi. Ho veramente poche speranze per questo Beware. Al terzo posto troviamo Karjabug, il Pokémon batteria. Anche qua stesso problema di Pyukumuku. Perché questo design? Allora, è ispirato a una batteria, e quindi non è che ci si può aspettare chissà cosa. Però, secondo me, innanzitutto fargli questa forma veramente squadrata è sbagliato, ma molto sbagliato. Cioè, anche solo mettergli, non lo so, una coda o qualche spuntone lo avrebbe reso meglio. Ma poi, è una batteria, ma diciamocelo molto sinceramente, sembra più una sorta di tram o qualcosa del genere. Ha questa sorta di bocca con questi denti messi in verticale che ricordano tantissimo una porta, questi due occhi che sembrano dei fanali. Boh, sinceramente non capisco bene questo design. Se avesse dovuto essere una batteria, io l'avrei fatto in modo diverso. Gli avrei fatto ad esempio una spina, anche se non c'entra molto con le batterie, ma ci sarebbe potuta stare una spina.
Invece no, hanno preferito fare una sorta di tram che sinceramente mi entusiasma davvero poco ed ecco il perché si trova in terza posizione. Perlomeno gli salvo il concept che è carino, nel senso che poi questo Pokémon qua viene utilizzato da Vikavolt, viene preso da Vikavolt, utilizzato come batteria. Il concept lo salvo, però ecco anche quelle chele lì, che sono quelle di Grabin, che sporgono fuori, sinceramente io le avrei tolte. E il fatto che sia l'evoluzione a metà fra il primo coleottero e l'evoluzione di quest'ultimo non è una scusante per me. Al secondo posto, ragazzi, troviamo Togedemaru, il Pokémon riccio palla di tipo elettro-acciaio. Questo Pokémon, possiamo tranquillamente dire, è il Pikachu di questa generazione, un po' come Dedenne, Emolga e anche Pachirisu nella regione di Sinnoh. Allora, il design non mi ispira particolarmente, è praticamente una palla con degli aculi che spuntano nel dorso quando il Pokémon attacca. L'animale può anche essere un buon Pokémon, sinceramente. Il riccio non è brutto come animale, però poteva essere fatto decisamente meglio, secondo me, perché, boh, il design non mi dice niente, sinceramente. È una palla con veramente la faccia da Pikachu. La faccia è quella di Pikachu, il volto è quello, non possiamo negarlo. Allora, io spero veramente che abbia un'evoluzione durante il gioco che non ci hanno ancora rivelato, non ci hanno ancora mostrato. È difficile a questo punto che abbia un'evoluzione, ma io sinceramente ci spero, perché potrebbe farmi sinceramente rivalutare questo Pokémon durante Pokémon Sole e Pokémon Luna. E al primo posto di questa infame classifica troviamo Bruxish, il Pokémon sfregadenti. Ok, che nessuno se la prenda, ma io di questo Pokémon qua non riesco a trovare una cosa positiva che sia una sola. Allora, facciamo un piccolo riepilogo. Premettiamo che è un Pokémon ispirato ad un pesce, ossia il Rhinecantus Rectangulus, che è già brutto di suo. Però, perché questi colori? Non c'è un colore che vada bene con l'altro. Il rosa, il giallo, l'azzurro, il viola. Cioè, è veramente, non sembra un pesce, una roba di carnevale. È proprio... E poi quelle labbra, cioè, perché hanno dovuto fargli delle labbra? Perché gli hanno dovuto aggiungere dei particolari orribili? Non c'erano le premesse per fare qualcosa di buono, eh? È comunque un pesce. Però, caspita, sono riusciti a fare qualcosa di davvero orribile. Cioè, ripeto che nessuno se la prende, ma trovatemi una cosa positiva di questo Pokémon. E forse avrà anche una pre-evoluzione, neanche un'evoluzione. Io, sinceramente, questo Pokémon qua non... mi fa proprio schifo. Cioè, detto molto terra-terra, è brutto. Brutto. E la parola Bruxish non sta a significare brutto, ma sta a significare bruxismo, ossia digrignare i denti. Quindi, cioè... quelli che dicono è fatto per essere brutto sbagliano, non è fatto per essere brutto. Pyukumuku è fatto per essere brutto, forse. Lui no. E quindi è un aggravante. Nella posizione bonus troviamo Bounsweet, il Pokémon frutto di tipo erba. Questo Pokémon è ispirato ad un mangostano oppure alla pitaia, frutto tipico hawaiano, detto anche frutto del drago. Quindi prenderà magari il tipo drago come tipo secondario nelle evoluzioni successive? Beh, sinceramente a questo punto non credo, anche perché abbiamo già Exeggutor Famalora che ha assunto insomma il tipo drago diventando un tipo erba drago, quindi sarebbe una ripetizione troppo scontata da fare secondo me. Però ragazzi, questo Pokémon si deve assolutamente evolvere, perché così com'è è troppo troppo semplice e non penso che tanta gente voglia prenderlo nel suo team di Alola, sinceramente, compreso me. Infatti reputo questo Pokémon troppo simile al buon Kyurubi di quarta generazione, uno dei Pokémon di Sinnoh che mi è piaciuto di meno, possiamo dire. Quindi ragazzi, sono molto molto convinto che si evolverà in meglio e spero veramente che possa venire fuori finalmente un Pokémon decente da questo esserino di tipo erba. Quindi ragazzi, speriamo che questa flop vi sia piaciuta, io vi invito come sempre a passare sul mio canale dove troverete la top 5 sui migliori Pokémon di Alola. Quindi ragazzi, da Rocket è tutto, io passo e chiudo e passo la parola al Creepy. Bene ragazzi, spero che questa top 5, o meglio dire, per meglio dire, flop 5 vi sia piaciuta. Se è così vi invito a lasciare un bel mi piace, a commentare con la vostra personale flop qua sotto nei commenti e ricordate che sono sempre pareri personali, quindi nessuno deve criticare il mio parere o qualsiasi altro parere che qualcuno dà. Se volete comunque dire per me è meglio quell'altro, potete tranquillamente dirlo, c'è la libertà di espressione, però insultare per dei pareri personali è una cosa veramente che non si può vedere. Detto ciò, iscrivetevi ad ambo i canali, quello del Rocket lo trovate in descrizione, e passate dai social per rimanere sempre aggiornati. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video.